La sostanza, esatto, la sostanza è che stiamo aspettando Webnotte. Webnotte ricomincia a gennaio, ricomincerà in uno studio nuovo di Zecca, ma noi nel frattempo siamo in redazione. Quella che vedete qua attorno, per quanto vi possa sembrare assurda, è un pezzo della redazione di Repubblica. Per la precisione del visual desk di Repubblica.it, molti dei nostri colleghi sono lì dietro e qui dietro che stanno anche cercando di lavorare. Ne abbiamo fatti scappare due che, come vedi, non ci sono, hanno abbandonato le scrivanie. Non diciamo al direttore chi è che non sta lavorando, perché non è il caso. E basta, da questo momento in poi non so che cosa dobbiamo combinare. Io no, però uno spunto, no, ma è vero, sì. Allora, uno spunto di partenza è che, siccome la cosa più bella al mondo è l'autoironia, allora a me vedere Piero con la matita lì, no, ma io ho portato questo, ero sprovvisto, ma ci ha pensato lui, solo penne e pennarelli, sono copiativo, solo penne e pennarelli, sono copiativo. Quella l'hai bestia, quella al seggio, la quella del seggio, per forza, perché c'è anche la gomma. Ma quando sono sospettita, così bella, quel cappello è bellissimo, è pieno di ex voto. Poi c'è anche una chiave dell'hotel Mercure, che Ci sto aggiungendo, diciamo, tutti. Sì, ma che la chiave dell'albergo, sì, la chiave dell'albergo che stiamo facendo. Storia d'amore. La chiave dell'albergo, lo sai. Ma sai, gliel'avevo detto questa cosa, ma che ti serve per far capire dove stai? È buona questa. Perché avverte. Mi trovate lì. Pubblicità occulta, in realtà. Il concerto. Scusate, ma permettetemi. No, aspetta, no, per spezzare una matita, ma il pennarello che piace. La cosa della matita è una cosa che io ho scritto sul mio Facebook perché l'ho vissuta realmente, cioè tra le 5 matite che c'erano nel mio seggio solamente 2 avevano scritto sopra Ministero dell'Interno. Sull'altro c'era scritto Cippalippa. Allora io non voto con una matita dove c'è scritto Cippalippa. Questo è buono, però. Cioè, usiamolo come slogan. Scusate. Non, che non si voti con Cippalippa. Ecco, non si vota con Cippalippa Castel. Facciamo come slogan. Non votate con Cippalippa. Bravi.